Potete perdere peso con una nutrizione corretta e senza nessuna dieta. Oggi vi do 4 semplici consigli che vi aiuteranno a perdere peso. Dopo la sigla. Bentornati on Help Me Food. Io sono Pasquale e sono un nutritional lifestyle coach e su questo canale do consigli su come cucinare delle ricette salutari, come cambiare i vostri stili di vita per essere più in salute e dei consigli alimentari che vi aiuteranno ad essere più in salute, come in questo video. Per cui se siete nuovi sul canale, per favore iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per ricevere nuove update. E naturalmente il mio assistente, come lo potete vedere, è qui di fianco a me. Lui mi sta aiutando a girare questo video. Per favore iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per ricevere nuove notifiche sui nuovi video. Se vi piace il mio video, mi raccomando, condividetelo sui vostri social network e fate crescere il canale il più possibile. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e una pagina Instagram su quale pubblico le foto dei miei piatti e delle mie ricette, e così potete capire in che maniera potete mangiare in maniera più salutare. Oppure potete visitare il mio sito internet a www.healthmefood.com, dove potete trovare anche tutte le informazioni sui servizi che offro come Nutrition e Lifestyle Coach. Prima di cominciare, un disclaimer importante. Quello che vi darò oggi sono solo dei consigli generali, però se dovete cominciare un percorso nutrizionale di un certo tipo, mi raccomando, chiedete sempre consigli al vostro medico di base, al vostro dietologo o al vostro nutrizionista. Non mi prendo nessuna responsabilità per qualsiasi scelta voi fate. Vi ho spaventati? Per cui non vi annoio oltre. Cominciamo con i 4 consigli per perdere peso attraverso la nutrizione. Naturalmente non vi darò consigli come mangiate più verdure e mangiate più frutta, perché anche i bambini li conoscono, non ho bisogno di dirvelo io e ci sono 6 miliardi di video su YouTube che vi dicono la stessa cosa. Ma vi darò dei consigli un po' più pratici su come affrontare la nutrizione per perdere peso. Consiglio numero 1 è avere una buona dose di proteine per la vostra colazione. Solitamente consiglio almeno 19 grammi di proteine per la vostra colazione, e questo perché le proteine danno un senso di riempimento maggiore rispetto a altre tipologie di macronutrienti, come possono essere i carboidrati o i grassi. Vi tengono sazi più a lungo, e se voi considerate che circa un paio di uova vi danno questa quantità, potete mangiare tranquillamente le uova a colazione. Naturalmente voi scegliete la sorgente di proteine che preferite, quella che più vi piace, non sono qui a dirvi quale, ma mi raccomando, considerate sempre avere almeno 19 grammi di proteine a colazione. Io per esempio con questa regola vado avanti almeno fino alle 11, quando solitamente consumo il mio primo snack mattutino. Se poi accompagnate la vostra sorgente di proteine anche con una piccola parte di carboidrati, come può essere una fetta di pane integrale, e un pomodoro che può fornire anche fibre, vitamine e minerali, magari conditi con un po' d'olio d'oliva, avrete una colazione sana ed equilibrata che vi farà stare sazi per molto più tempo, quindi più a lungo, e non affronterete la sensazione di fame troppo presto. Consiglio numero 2. Organizzate il vostro piatto. Organizzare il vostro piatto è importantissimo. Se voi per esempio pensate di dividere il vostro piatto in 4 quarti, per esempio nel primo quarto potreste aggiungere la vostra fonte di proteine, può essere del pollo, può essere della carne, possono essere delle uova. Nel secondo quarto aggiungerete la vostra fonte di carboidrati, per cui può essere una fetta di pane o del riso integrale o del couscous. Nell'altra metà del piatto porzionerete le vostre verdure. Le verdure sono la vostra fonte essenziale di vitamine e minerali ed è quello di cui avete più bisogno. Dividendo così il piatto, e per cui rinunciando a quello che è un po' il nostro concetto italiano di come mangiare primo, secondo e antipasto, avrete un piatto più bilanciato, una nutrizione particolarmente equilibrata, in cui avete tutte quante le fonti essenziali, vitamine, minerali, proteine, carboidrati, e con un'aggiunta un po' di grassi che possono essere derivati da olio d'oliva o avocado, oppure semi oppure semi e noci miste, avrete un piatto particolarmente nutriente e che vi sazierà per un periodo di tempo maggiore, e in questo modo quindi non affronterete subito la sensazione di fame. Il mio consiglio è di cominciare a mangiare prima le verdure, perché essendo ricche di fibre vi tenderanno a saziare prima, e per cui andando avanti nel tempo potrete ridurre la quantità del cibo che mangerete, riducendo quindi anche la grandezza del piatto. Consiglio numero 3 è di usare la regola dell'arcobaleno. Quando preparate il vostro piatto di verdure, mi raccomando, usate più verdure possibili di diverso tipo. Maggiori sono i colori che utilizzerete, maggiore è la quantità e la varietà di nutrienti, minerali e vitamine che aggiungerete al vostro pasto. Facendo così non avreste bisogno di supplementazioni aggiuntive, come possono venire da multivitaminici o multivitaminici da aggiungere alla vostra dieta.
Ricordate che ogni colore di ogni verdura è associato a un particolare tipo di benefit, quindi un particolare tipo di vitamine o minerali, per cui vi sentirete molto più energetici, meno stanchi e vi sentirete anche sazi per più tempo. Il consiglio numero 4 che vi voglio dare è di evitare assolutamente i succhi di frutta. I succhi di frutta possono essere venduti come degli alimenti salutari, ma in realtà non lo sono. Il succo di frutta è semplicemente la parte liquida di un frutto ed è per maggior parte composto da fruttosio, per cui zucchero, che non fa altro che innalzare i livelli di insulina nel vostro sangue, per cui aumentare la sensazione di fame nel breve tempo. Quello che è il mio consiglio è di mangiare sempre la frutta per così com'è, magari ancora meglio con tutta la buccia, che vi darà anche una extra sorgente di fibra alimentare. La frutta mangiata per intero dà un senso di sazietà che dura più a lungo nel tempo. Un'alternativa salutare ai succhi di frutta potrebbero essere i succhi di verdura, giusto? No. I succhi di verdura li potete fare da voi stessi in casa, basta comprare una centrifuga, anche di quelle economiche. Vi lascerò un link nella descrizione di questo video riguardo a quella che uso io, che è particolarmente buona, della Brown. E cosa fa la centrifuga? Semplicemente separa la parte solida, per cui le fibre alimentari, dalla parte liquida che sta nelle verdure. E voi otterrete un succulento e deliziosissimo succo di verdure, che non conterrà zucchero, perché la verdura ne contiene molto meno o quasi per niente, per cui potete mischiare diversi tipi di verdura, come possono essere le barbabietole rosse, gli spinaci, i pomodori, carote, sedano. Ne trarrete solo dei benefici e in più la fibra alimentare che sarà scartata nel processo di centrifugazione potrà essere usata per preparare le vostre zuppe di verdure, per addizionarle di ulteriore fibra alimentare, o anche nei vostri stufati di carne, per dare una ulteriore fonte di fibra alimentare che vi terrà sazi per un periodo maggiore di tempo. Mi raccomando di condividere questo video sui social network se vi è piaciuto, per far crescere il canale, di lasciare il pollice in su se vi è piaciuto, soprattutto perché farete un piacere al cane, che sennò diventerà molto triste. Seguitemi anche sui social network, su Facebook e su Instagram, come ho detto prima pubblico le foto dei miei piatti. È tutto per ora, vi lascio col mio motto, eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!